Mi meraviglio anche di voi, perché se lei ritiene, che Milano sia la terza città più inquinata del mondo, non è che può riportarmi una notizia letta sui social. Ritiene che Milano sia la terza città più inquinata del mondo, lei personalmente? L'hanno ripresa, no. L'hanno lei, ripresa molti quotidiani. Lei mi fa una domanda. Ok, è la sua opinione? Ma io, i dati lo decidono, non lo decido io. No, si faccia la sua opinione, è una sua opinione, perché se no mi fate queste domande sapendo che c'è, possono riprenderlo con chiunque. Le faccio una domanda: chi fa questa analisi? Dovrebbe farla ARPA. No, non lo fa ARPA. ARPA fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario, però informatevi anche voi. Perché c'è una fake news, perché secondo lei, sindaco, questo. Ma no, ma lo sapete anche voi, dai, anche tu, per favore. Lo sapete, no, sono rivelazioni estemporanee fatte da un ente privato che ogni tanto tira fuori questa cosa qua. Per cui io sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono. Noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, punto. ARPA dice che l'aria è migliorata, ma io sostengo non abbastanza. Da qua al fatto che tutti andiamo dietro una notizia fatta da un ente privato con nessuna titolarità e mi fate le domande, scusate. Infatti io le ho detto se ha letto, non le ho detto che è una mia opinione. Ma dai, parliamo di cose serie, non è una cosa seria, non è un'analisi seria. Sopra adesso diceva che la Regione Lombardia ha fatto miracoli per... Non abbiamo fatto miracoli nessuno di noi, né la Regione Lombardia né Milano. Ciò nonostante noi stiamo continuando a cercare di fare qualcosa e credo che la mia amministrazione abbia dimostrato anche con decisioni divisive di voler fare qualcosa sull'ambiente. Ma non possiamo andare dietro a cose del genere, dai, non esiste al mondo. Quindi l'appello è a seguire i dati ufficiali, a commentare i dati ufficiali di ARPA. L'appello è a seguire i dati di ARPA, l'appello è anche a fare delle cose, contestare semmai le cose che facciamo. Non è sufficiente, sbagliamo sull'area B, sbagliamo a provare a fare i ciclabili, sbagliamo a provare a chiudere il quadrilatero, ragioniamoci. Però dopo dato appunto le azioni, dato il clima mite, si potrebbero valutare diminuzione delle temperature e riscaldamenti negli uffici pubblici? Vediamo, questo ripeto, lo si può anche fare. Noi in generale siamo molto attivi e attenti. Adesso su questo francamente non avevamo ancora pensato, ma quando c'è stato da ridurre la stagione termica l'abbiamo fatto e siamo pronti a farlo ancora. Dopodiché è un problema di pianura padana più che di Milano, forse servirebbero interventi strutturali. Ma per questo che stiamo chiamando anche Regione Lombardia al tavolo, perché è chiaro che Milano da sola può fare fino a un certo punto.